e cortesemente facciamo accomodare un attimo solo che faremo qua, può parlare, prego, prego, può parlare. Buongiorno a tutti, ho voluto partecipare alla presenza della guida regionale, ma ovviamente credo che in un momento così difficile possa anche partecipare alla presenza di CISL e di CGL regionale, stante, voglio dire, la gravità del problema che qui oggi viene affrontato. Io dico gravità del problema che stiamo affrontando. In questo momento, mentre stiamo parlando, non stiamo soltanto parlando della crisi di un'azienda, ma stiamo parlando di una scelta di politica industriale che penalizza ancora una volta le nostre aree. Se a ciò aggiungiamo che mentre stiamo discutendo abbiamo già subito rimandata una chiusura prospettata per lo stabilimento di Castellammare della cantieristica, abbiamo già di fronte il problema serio che non si è ancora presentato, ma che comunque si presenterà un po' più avanti, e che è quello della vendita alla General Electric di Ansaldo Trasporti. Noi, se mettiamo insieme queste tre questioni che rappresentavano fino a ieri, ahimè, a valle già della dismissione del polo siderurgico Galvani, noi ci rendiamo conto che ci andiamo di fronte al depauperamento complessivo del tessuto industriale della Campania. E di quale sviluppo si può parlare se tre degli asset che rappresentavano fino a qualche tempo fa i voli strategici sui quali bisognava puntare tutte le risorse, comprese quelle della programmazione europea, per cercare di aumentare il prodotto interno lordo della Campania e da lì cercare di risalire le situazioni di difficoltà? Ci rendiamo perfettamente conto che noi abbiamo un problema che non possiamo più affrontare situazione per situazione. Io ho visto alla mia spalle che c'è la presenza
venuto il momento.